Eni, investiremo 5 miliardi di euro per la decarbonizzazione. Napoli, inaugurata la Sea Academy di San Giovanni a Teduccio. Covid, Medora e Leonardo donano 50 concentratori di ossigeno al Niger. Torna la borsa mediterranea del turismo archeologico. Imprese, Philip Morris International in Italia 600 milioni di euro di investimenti in 3 anni. Digiton, Time Flow si aggiudica edizione 2021. Un investimento che va dai 4 ai 5 miliardi di euro per puntare alla decarbonizzazione è l'impegno assunto da Eni e raccontato dall'amministratore delegato Claudio Descalzi a margine dell'incontro Innovazione e Ricerca per accelerare la transizione ecologica verso un futuro più sostenibile. Ospite dell'Università Bicocca di Milano in occasione del primo giorno dei Bicocca Jobs Days, Descalzi ha sottolineato l'assunzione di responsabilità da parte dei gruppi industriali nel processo di transizione ecologica. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a dare dei prodotti completamente decarbonizzati in modo tale che tutti i nostri clienti non abbiano il problema della produzione della CO2 quando consumano i nostri prodotti. Investiremo valori molto molto simili, fra i 4 e i 5 miliardi, soprattutto nel deployment, quindi nella realizzazione di nuovi impianti, soprattutto nell'ambito dell'economia circolare. Nella cattura della CO2, nella mineralizzazione della CO2 e poi tutta la parte di circolarità sui prodotti. Un ruolo importante è quello che viene chiesto all'università al fine di colmare lo scollamento tra chi fa ricerca e chi fa industria, ha sottolineato Descalzi, un appello a cui l'Università Bicocca risponde attraverso i suoi dottorati di ricerca. Tutti i corsi di dottorato di qualsiasi area scientifica, da umanistica a quella delle scienze dure, sviluppano i temi della sostenibilità. Perché in questo momento tutte le discipline vertono verso quella che può essere il contributo della ricerca avanzata per rendere il nostro paese, il mondo in generale, più sostenibile per gli eventi che noi conosciamo. Quindi la sostenibilità si declina non solo come si potrebbe immaginare immediatamente a livello di scienze della natura, dell'ambiente che ci circonda, ma l'analisi della sostenibilità comprende tutte le discipline. Questo è un altro tassello di un percorso che noi abbiamo avviato tempo fa, che mira a formare giovani con alta professionalità in collegamento con grandi aziende che poi ne assicurano anche la collocazione nel mercato del lavoro ad alto livello. È proprio questo uno degli obiettivi della Sea Academy, nata dalla partnership tra Federico II e Tecne, società del gruppo Autostrade per l'Italia. Un'occasione da non perdere, secondo il rettore della Federico II, Matteo Lorito. È una grande opportunità perché include giovani, nostri laureati o laureandi, ma anche personale che andrà in azienda a lavorare, diciamo, sui temi che, insomma, saranno seguiti durante questa Academy. Un'opportunità per gli studenti, ma anche un bacino di giovani talenti dal quale pescare per le nuove assunzioni previste dal piano industriale di Autostrade per l'Italia. Noi abbiamo bisogno di queste competenze per poter immaginare non il futuro ma il presente. Abbiamo bisogno, visto i volumi di attività, di una competenza diffusa. Abbiamo lanciato questo programma che sarà un programma triennale. Il fatto poi che ci siano 36 persone, 24 studenti, 20 della regione campana, e ci siano anche 6 ragazze che fanno parte di questo studio, lo riteniamo importante come primo passo. 50 concentratori di ossigeno donati dalla Fondazione Medora e Leonardo alla Repubblica del Niger. La cerimonia di consegna dei dispositivi si è tenuta presso la sede della Fondazione a Roma, alla presenza del Ministro di Stato alla Presidenza della Repubblica del Niger, Rissa Abulla, del Consigliere del Presidente della Repubblica, Salim Mokaddem, dell'Amministratore Delegato di Leonardo, Alessandro Profumo, cui hanno dato il benvenuto Marco Miniti, Presidente di Medora, e Letizia Colucci, Direttrice Generale della Fondazione. Oggi abbiamo fatto un piccolo ma importante passo per la Fondazione Medor, per il gruppo Leonardo, avere la possibilità di aiutare un grande paese come il Niger, paese cruciale nel Sahel, ad affrontare il grande tema della pandemia, rappresenta un elemento di particolarissima rilevanza.
Da questo punto di vista lo facciamo sapendo che donare 50 respiratori è veramente una goccia nel mare. Sappiamo perfettamente che il mare sono i vaccini, sappiamo perfettamente che questo è il tema che riguarda non soltanto i rapporti con il Niger, ma i rapporti complessivamente con l'Africa. In particolare, i 50 concentratori di ossigeno saranno destinati ad alcune strutture sanitarie presenti nel paese, impegnate nell'assistenza ai malati di Covid-19. Il Sahel è una regione particolarmente colpita dalla pandemia da Covid-19, non solo per i suoi effetti sanitari, ma anche per quelli di natura economica e sociale. Leonardo è una grande azienda tecnologica che ha sviluppato delle capacità nate nel settore della difesa e della sicurezza che hanno degli impatti anche sul fronte dei bisogni civili molto alte, pensate alla osservazione della terra piuttosto che a tutte le tematiche connesse alla sicurezza delle infrastrutture fisiche o alla sicurezza dei confini, quindi pensiamo veramente di poter dare un importante contributo ai paesi dell'Africa. Un segno tangibile questo della volontà di Leonardo e di Medor di valorizzare e promuovere uno spirito di comunità tra Africa e Eurasia. Fondazione Leonardo e Medor. Leonardo e Medor ci danno 50 respiratori che ci servono, perché noi abbiamo una popolazione giovane. In Nigeria abbiamo 23 milioni di abitanti e sono molti i problemi legati alla salute, specialmente nelle campagne, nelle periferie delle grandi città. La Fondazione Medor è nata nel 2021 per iniziativa di Leonardo S.P.A. con l'obiettivo di promuovere e rafforzare i legami in ambiti scientifici e culturali tra l'Italia e i paesi dell'area del Mediterraneo allargato fino al Sahel, compreso il Corno d'Africa, Mar Rosso ed il Medio Estremo Oriente. Torna dal 25 al 28 novembre a Pestum la Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, di nuovo in presenza per una 23esima edizione ricca di proposte e di novità. Abbiamo annullato la data di novembre 2020, aprile 2021 e anche fine settembre di quest'anno per ritornare alla data tradizionale di novembre. In verità, chiudendo il programma già 10 mesi prima, avevamo inserito dei contenuti importanti legati al turismo esperienziale e al turismo sostenibile, una proposta di turismo sostenibile nei parchi nazionali con le auto elettriche, una proposta di candidare al Consiglio d'Europa un itinerario culturale europeo dei siti archeologici subacquei, un po' come è valso per la Via Francigena, per il Cammino di Santiago, ma guardare alla bellezza dei nostri mari che in ogni caso ospitano proprio reperti archeologici, navi antiche. Ebbene, queste iniziative, completandole anche con l'attenzione ai treni storici, non a caso nel 2020 si doveva celebrare l'anniversario del treno turistico indetto proprio dal Ministero dei Beni Culturali. Un'edizione all'insegna della ripartenza, quindi, e di un nuovo approccio al turismo. Mentre chiudevamo il programma, già a febbraio il Covid ha fatto la sua comparsa e neanche a farlo apposta questo periodo di crisi non fa altro che, come dire, guardare ad una nuova modalità di turismo, turismo ancora più sostenibile ma soprattutto esperienziale. Bene, nel nostro programma avremo quindi dei contenuti che certamente sono al passo dei tempi ma soprattutto innovativi e al di là di tutto questo c'è una voglia di ripartenza, un futuro new normal con la presenza di tutte le regioni italiane e soprattutto i buyer europei selezionati dall'Enit, quella domanda europea che dobbiamo di nuovo ritrovare e quindi c'è tanta voglia d'Italia, tanta voglia di bel paese. La nostra bellezza è sempre la prima, naturalmente, nel mondo. Spazio anche alle start-up e alle idee innovative per il settore. La Borsa Mediterranea al Turismo Archeologico di Pestum è un grande contenitore con tante sezioni, al di là del salone espositivo, di un programma conferenze, del workshop con i buyer esteri. Siamo orgogliosi che abbiamo Archeo Startup proprio in collaborazione con l'associazione Startup Turismo. Ci saranno tanti giovani con le loro idee, con la loro creatività, che naturalmente non fanno altro che dare anche un contributo importante allo sviluppo locale e all'occupazione. Un nuovo centro per l'eccellenza industriale per la ricerca e lo sviluppo è stato inaugurato da Philip Morris International a Crespellano in provincia di Bologna.
Il nuovo centro è parte di un ampio piano di investimenti per l'Italia pari a circa 600 milioni di euro in 3 anni collegati ai nuovi prodotti senza combustione, con un impatto occupazionale stimato, diretto, indiretto e indotto, di circa 8.000 posti di lavoro lungo la filiera. Il lavoro dei più di 250 collaboratori che avremo in questo centro avrà una ricaduta sul resto di tutte le nostre fabbriche presenti nel mondo e che faranno prodotti senza fumo, ma altresì una ricaduta sul territorio e sull'ecosistema che questo territorio offre grazie alla collaborazione con fornitori di tecnologia presenti sul luogo, università e talenti locali che saranno veramente il cuore di questo centro di competenza e di supporto per Philip Morris mondialmente. Bologna è il centro manifatturiero dei prodotti di nuova generazione, il più grande stabilimento al mondo di Philip Morris, creato da zero nel 2016, ci lavorano 1.600 persone, 1 miliardo di investimenti e è il centro di una filiera integrata che occupa oggi in Italia 30.000 persone, lavora con 7.000 imprese, 1.000 aziende agricole e crea oggi una filiera che sviluppa export per oltre 1,5 miliardi all'estero. Il nuovo centro sarà operativo entro la fine dell'anno e il piano industriale di Philip Morris International si inserisce nel processo di trasformazione dell'azienda verso un futuro senza fumo, per lo sviluppo di prodotti sempre più innovativi con l'obiettivo di eliminare le sigarette dal mercato nel più breve tempo possibile. Al 30 settembre 2021 i prodotti senza fumo di PMI sono disponibili in 70 paesi e si stima che oltre 14 milioni di fumatori adulti nel mondo siano già passati ad IQOS e abbiano smesso di fumare sigarette. Investimenti sulla ricerca, l'innovazione, quindi vuol dire la creazione anche di competenze, è la vera sfida per un territorio, l'Emilia-Romagna, che vuole competere con i territori più avanzati d'Europa del mondo, una presenza che per noi è particolarmente non solo gradita ma molto importante anche per l'ecosistema imprenditoriale della nostra regione. È la startup milanese Timeflow ad aggiudicarsi Digital 2021, la sesta edizione della maratona digitale che ha visto in gara 100 concorrenti. È stato veramente incredibile arrivare in finale e addirittura vincere ed essere nominati, insomma, in diretta come vincitori. Un ringraziamento a nome di tutto il team di Timeflow. Siamo seduti entusiasti di ricevere appunto questo premio da parte non solo di Digiton ma anche di Intesa San Paolo, che ci ha reputato appunto la startup vincitrice anche del loro premio. Cos'è Timeflow? Timeflow è un marketplace dedicato al mercato e al settore ICT. Cosa facciamo? Vogliamo valorizzare la qualità dei servizi offerti dalle piccole e medie imprese e colmare un'esigenza molto importante delle corporate che hanno un reparto IT, cioè di sviluppo software. E la nostra piattaforma in cloud mette in contatto queste piccole e medie imprese, quindi i fornitori, gli IT partner, con le corporate che hanno bisogno di competenze o servizi con un'expertise verticale su una o più tecnologie. E il messaggio che è arrivato dalla maratona digitale è chiaro. È stata un'edizione della ripartenza, 100 startup molto molto competitive e devo dire soprattutto con un'attenzione sull'ambiente, la sostenibilità ambientale che ci ha piacevolmente sorpreso, tanta sanità, tanta scuola e tanta intelligenza artificiale, blockchain, ma lì ci eravamo abituati già da qualche anno e siamo molto soddisfatti perché il livello di elaborazione dei progetti è davvero molto alto, alcuni casi sono aziende che stanno già muovendo i primi passi. Dare fiducia ai giovani e innovare deve essere l'obiettivo da seguire. Bisogna essere digitali, vivere. Per essere digitali e vivere da digitali bisogna ascoltare i giovani digitali e bisogna adeguare il livello del funzionamento delle istituzioni a questa società. La nostra è già una società digitale.